Per te che hai scelto il numero 1, la runa è quella bianca, vuota, l'inconoscibile, il dio Odino. Vuota e bianca, la fine e l'inizio. Questa è la runa della totale fiducia e dovrebbe essere considerata come la stimolante esperienza del contatto fulmineo con il vostro vero destino che chiamiamo fato e che senza posa si rigenera come la fenice dalle proprie ceneri. La runa bianca può preannunciare una morte che spesso è solamente simbolica e che può alludere a qualche aspetto della vita che state conducendo. La rinuncia a tenere sotto controllo è l'ultima sfida del guerriero spirituale. Qui l'inconoscibile vi informa su ciò che è in movimento nella vostra vita. In questo biancore è racchiuso il potenziale puro che, denso e vuoto allo stesso tempo, comprende la totalità dell'essere, tutto quello che deve essere attuato. Laddove invece vi siano questioni nascoste dagli dèi, dovete ricordare questo. Chi vi sta sollecitando e invitando con un cenno è il potere creativo di ciò che è ignoto. L'estrazione della runa bianca può far affiorare le vostre paure più profonde. Fallirò, sarò abbandonato, perderò tutto, ma anche il vostro bene supremo, le vostre possibilità più vere e tutti i vostri sogni costruttivi sono racchiusi in quel bagliore. Buona volontà e tolleranza sono le qualità richieste da questa runa. Del resto, come potreste esercitare il controllo su ciò che non è ancora formato? La runa bianca spesso richiede un'azione di coraggio, un salto a mani vuote nel buio. La sua estrazione è una richiesta di fede. La runa bianca rappresenta il calmino del karma, la somma totale delle vostre azioni e delle loro conseguenze. Nello stesso tempo, questa runa insegna che i molti obblighi dell'antico karma mutano e si evolvono proprio come voi, cambiate e vi evolvete. Nulla è predestinato, gli ostacoli lungo il vostro sentiero possono diventare le porte d'ingresso verso nuovi inizi. Ogni volta che estraete la runa bianca, rincuoratevi, sappiate che sta progredendo dentro di voi il cambiamento. Alla runa gera, il raccolto, la stagione fertile, un anno. Runa portatrice di benevoli risultati, gera favorisce ogni attività o tentativo che voi stiate realizzando. Siate comunque consapevoli che non potrete aspettarvi nessun risultato in tempi brevi. È sempre necessario un certo lasso di tempo, da qui appunto la parola chiave un anno che simboleggia un ciclo completo prima della mietitura, del raccolto o della liberazione. Voi avete preparato il terreno e piantato il seme. Ora lo dovete coltivare con cura. A coloro che hanno programmato tempi lunghi per la realizzazione del lavoro, Gera offre la prospettiva del successo. Sappiate che l'esito finale sta nell'affidarsi alla provvidenza per continuare a perseverare. Ricordate l'antica leggenda del contadino che era così impaziente di poter mietere i suoi raccolti che uscì una notte e tirò verso l'alto i nuovi germogli. Non c'è modo di spingere il fiume, così voi non potete affrettare il raccolto. Ricordatevi che la pazienza è essenziale per il riconoscimento e l'accettazione del processo che, nella stagione prevista, condurrà al raccolto del proprio io.